La Corte Costituzionale è formata da 11 membri che sono di sinistra contro 4 di centrodestra. Come mai? Perché tre successivi presidenti di sinistra, invece di usare il potere che la Corte Costituzionale... Cioè, di cui uno era per esempio Scalfa, noto uomo di sinistra, secondo lei? Era assolutamente di sinistra, era il peggiore ed era di sinistra. Ciampi era marxista-leninista, hanno mandato, cioè, tutti così, so, alla Corte Costituzionale 5 amici di sinistra. Morale, ci troviamo una Corte Costituzionale che, anziché essere quello che vuole la nostra Costituzione, un'istituzione di garanzia sopra le parti, è un organismo politico di sinistra che inderogabilmente abroga questa legge. Allora, per ma semplificare... vi sembra che un paese così possa essere governato? Allora, non è possibile. Allora, per semplificare, governarlo, mandiamo un presidente del Consiglio di sinistra, così perlomeno ci accorciamo un po' sta sofferenza. Ecco, mettiamola così. Allora, forza, forza Travaglio, sarò qui. Se gli diamo la parola, sai com'è Santoro, il cavaliere. Siamo da lei o siamo a Zelig? Eh? Siamo da lei o siamo a Zelig? Lei è molto più Zelig di me, però. No, eh? No, le posso assicurare. Lei ha fatto il pompiere, il ferroviere, tutto fatto. Quindi io solo questo questa so fare. È una cosa infondata nella maniera più assoluta. Zelig è lei. Guardi, ma se in questo momento. Se si arrabbia mo per queste battutine, figuriamoci. Io mi arrabbio, ma le sembra che sono arrabbiato? No. Ah, e allora? Anzi, ci stiamo mi sto divertendo.